Giorgio Broglio, 50 anni di Fiera di Sant'Orso. Come è iniziata questa avventura? È iniziata 50 anni fa, quasi mi dimentico. È iniziata così, non tanto per caso, ma la storia è un po' lunga. Andavo a trovare quella che sarebbe diventata la mia futura moglie. I genitori avevano la falegnameria. E appunto, andandola a trovare, una sera mi sono fermato per vedere, c'erano dei ritagli dietro la sega nel laboratorio del mio suocero. E sentirli. E lì ho preso un pezzo e, usando gli scalpelli non da scultura ma da falegnameria, ho iniziato a creare da questo pezzo di legno una statua. E quello è stato l'inizio. Poi successivamente, grazie al regalo che poi mi ha fatto la mia futura moglie a Natale degli scalpelli, ho iniziato proprio a scolpire. Ho iniziato a scolpire, a fare non i tatà, ma delle statue, perché all'epoca c'era chi faceva i bassorilievi e chi le statue. Io, a me i bassorilievi non sono mai piaciuti. Ho iniziato appunto a fare le statue tutto tondo, le ho fatte per 3-4 anni, dopodiché col fatto che lavoravo tutto il giorno, che quindi arrivavo dopo il lavoro solo a tarda serata, quindi non avevo tanto tempo a disposizione, e quando uno fa le sculture, il famoso estro, vuol dire che uno sospende la cosa, poi il giorno dopo è difficile da riprendere. E quindi è nata un po' questo discorso del provare a cambiare, a sostituire, anche perché le sculture che facevo io erano un po' sullo stile moderno, non erano molto apprezzate all'epoca a livello artigianale, che volevano più il vecchietto con la gella, invece io ero più portato per delle cose più moderne. Così ho iniziato negli anni, penso dopo 4-5 anni che facevo le sculture, a iniziare a fare i giocattoli, anche perché all'epoca non c'era più nessuno che facesse questi animaletti. C'erano dei banchi, io mi ricordo, con i camosci, gli stambecchi.